Siamo qui come Regione Siciliana al Expo Dubai 2020. Sin dal primo momento la Regione Siciliana non poteva perdere questo importante appuntamento che vede l'Italia protagonista in questo spettacolo veramente creato qui a Dubai Expo 2020. E così il governo della Regione Siciliana ha subito sposato questo progetto e ha deciso di essere presente non con un semplice progetto, ma ha deciso di essere presente nell'arco di tutti i 6 mesi, perché ricordo che Expo Dubai si è aperto il 1° di ottobre e si chiuderà a fine marzo. Quindi la Regione Siciliana, con progetti veramente importanti, sarà presente per tutti i 6 mesi con tutti gli assessorati. Abbiamo avuto le nostre università che hanno presentato un'offerta formativa di altissimo livello e lo ha presentato alle università internazionali. Abbiamo avuto i nostri istituti tecnici che hanno fatto altrettanto. L'assessorato al turismo ha presentato le bellezze della nostra regione siciliana e le ha presentato in una maniera, direi, veramente egregia. I beni culturali hanno dato vita a una eccellente mostra che racconta i nostri teatri. Racconta la storia dei nostri teatri e come ancora oggi vengono poste in essere queste bellissime interpretazioni in questi teatri di pietra che il mondo ci invidia. Sarebbe interessante vedere le centinaia e centinaia di persone che quotidianamente si fermano davanti, io sono proprio in questo momento davanti a questa mostra dei beni culturali. E sarebbe, dicevo, interessante vedere come centinaia di persone si fermano, ma non solo a fotografare, a fare domande, a leggere ciò che raccontiamo dei nostri teatri. Bene, la Sicilia veramente possiamo dire che è protagonista in questo Expo Dubai 2020, anche ricordo anche con l'assessorato all'agricoltura, con l'assessorato alle attività produttive che ha posto in essere progetti importantissimi. Di altissimo livello, quindi la Sicilia c'è, il nostro padiglione parla tantissimo di Sicilia e in questa settimana che va dal 9 al 15 di gennaio, settimana del Travel Community dove l'Expo parla di turismo, direi che la nostra Sicilia è ancora più presente e ancora più forte. Un grazie ovviamente al presidente, all'onorevole Nello Musumeci che mi ha voluto come coordinatore di tutte le attività di Expo 2020 per il governo della Regione Siciliana, un grazie particolare agli assessorati, agli assessori e ai dirigenti che hanno collaborato affinché la Sicilia si presentasse come un paese che non vuole, che vuole guardare alle sue origini, quindi alla sua storia, ma guarda veramente al futuro, perché non c'è futuro se non si osserva, se non si pone attenzione anche alle nostre radici e alla nostra storia. Grazie a tutti e un saluto caro Carmelo.